Vedervi ballare è come guardare i vostri cuori raccontarsi ed è proprio così che voglio raccontare l'associazione Pesaro Balla dei maestri Fiorenzo e Anna. Ci troviamo presso il Valle Foglia Centro Danze di Montecchio e Centro Sportivo XEN. Siamo entrati e ci troviamo esattamente dietro il bancone dell'accoglienza con Ilari. Grazie Ilari, di cosa ti occupi? Buonasera, sono Ilari e faccio parte dell'ente di promozione sportiva XEN di Pesaro Urbino. E oltre ad avere questo compito di segreteria, accolgo anche tutte le persone che vogliono iscriversi presso questa scuola di ballo. Quindi se avete piacere di iscrivervi, vi aspetto. Bene Fiorenzo, questa è una scuola veramente bella, unica, perché innanzitutto quello che mi colpisce è la grandezza, la vastità degli spazi. Dove ci stiamo dirigendo in questo momento? In questo momento ci stiamo dirigendo verso le nostre sale lezioni. Questa qui che abbiamo di fronte a noi è la sala dove noi facciamo le danze nazionali e le danze internazionali. Abbiamo visto ballare veramente bene, un piacere per i nostri occhi e anche per le nostre orecchie. Maestra Anna, questi bravissimi ballerini cosa hanno ballato per noi? Loro ballano danze standard, hanno ballato il valzer lento, il tango, il valzer viennese, il slow fox e il quick step. Maestro Fiorenzo, per arrivare a questi livelli, quanto tempo occorre? Quanti anni di allenamento? Ma ognuno ha i suoi tempi, diciamo, però mediamente da quando inizia per arrivare a una classe A, diciamo, arrivare al massimo minimo ci vogliono 10 anni, come minimo. Però per iniziare a divertirsi bastano 2 lezioni. Maria Chiara e Giovanni, vi abbiamo visti ballare e ci avete veramente emozionati. Da quanti anni ballate? Noi balliamo da 5 anni, abbiamo iniziato nell'agosto del 2016, quindi facciamo da poco festeggeremo 5 anni. E abbiamo iniziato così per divertimento e così per curiosità e ci siamo ritrovati in questo mondo che è fantastico e ci prende e siamo qui dalla mattina alla sera. Un po' accaldati perché hanno veramente ballato tanto, ma io adesso ti vorrei chiedere che cos'è per te ballare, che cosa significa ballare? Ah, una bella esperienza, una bella emozione e poi soprattutto la famiglia che siamo qui nella Pesaro Balla, tutti insieme con i nostri maestri. Daniela e Paolo, coppia nella vita e coppia nel ballo, ecco, riuscite ad essere sempre in sintonia? Ti dico la verità, non sempre, specialmente nel ballo a volte ci si pizzica. Perché si cerca di fare sempre il meglio ma non sempre ci si riesce, però veramente il ballo è un qualcosa che ti dà vita, ti dà emozione, ti dà carica, poi la carica che ci trasmettono i nostri maestri è fuori dal normale. Vi ha permesso di crescere questa esperienza che state portando avanti costantemente? Sì, guarda, tantissimo, e questo anche grazie ai nostri maestri e a chi ci sta dietro che ci aiuta sempre tutti i giorni agli allenamenti e tutti i giorni ci danno la carica per affrontare le gare e essere positivi anche nella vita e nel ballo. Disciplina, costanza, sacrifici, ma anche tante soddisfazioni. E penso proprio che la soddisfazione più grande la si abbia non nel raggiungimento di certi obiettivi, ma proprio nel percorso che si fa, nella strada che si persegue, nella strada che si balla. Abbiamo qui tre coppie che si sono distinte per grandi risultati raggiunti. Vi chiedo di presentarvi e dirmi cosa avete vinto. Io mi chiamo Luciano Marchetti, abbiamo vinto questo campionato italiano del ballo da sala, liscio e combinata. Siamo stati molto soddisfatti, contenti, ci siamo divertiti e speriamo che ripetere anche quest'anno se riusciamo, perché siamo un po' così mesi diciamo mezzi acciaccati, ecco. La signora invece si chiama e soprattutto dove avete ballato, dove avete vinto? Abbiamo vinto nella sala
a Rimini con in tutti i balli, sala, liscio e combinata, una grande emozione, abbiamo anche pianto dalla contentezza, non ci aspettavamo e non so se ricapiterà più. Intanto ci siamo divertiti e continuiamo, anche abbiamo un po' di anni però. Ma si può svelare al pubblico quanti anni avete? 71. 72. Che cosa vi dà il ballo? Che cosa vi dà il ballo? Tutto. Grande energia. Energia, forza di andare avanti. Se non è il ballo, noi è una famiglia qui, siamo in famiglia. Oltre alle lezioni di ballo, oltre alla disciplina, l'attenzione, lo studio, condividete proprio la genuinità di una famiglia vera? Sì, veramente vera. Proprio sì. Come fossero genitori, qui. Una grande famiglia. Andiamo d'accordo, siamo contenti e quanto possiamo siamo qui. Maestro Fiorenzo, abbiamo assistito ad una esibizione veramente bella. Cosa hanno ballato i ragazzi? Hanno eseguito una coreografia di danza argentina, di tango argentino. Infatti è un pezzettino che si stanno cimentando a livello di esibizione proprio per questa disciplina delle danze argentine. Quindi tango, milonga, tango vals, che sono le tre, diciamo, i tre balli di queste danze. Vi faccio veramente i miei migliori complimenti, siete stati bellissimi da vedere e carinissimi proprio da seguire nei passi minuziosi, quasi acrobatici. Vi chiedo di presentarvi e mi dite da quanti anni ballate. Roberto Cabanini. Milla Tartaglia. Balliamo da 5 anni, sì, più o meno 5 anni. E fate anche delle competizioni? No. No, facciamo solo, diciamo, spettacoli così, diciamo, nelle feste paesane. Ci divertiamo solo così. E anche stavolta veramente i ragazzi si sono superati. Cosa abbiamo visto, maestro? Qui abbiamo visto la disciplina delle danze folcloristiche romagnole. Quindi abbiamo visto una mazurka, una polka, fa parte anche il valzer di queste danze, ma che in questo momento non l'abbiamo fatto. E dopo forse glielo chiederemo. Sì, anche. Gli direi di fare anche un giro di valzer. Queste sono due coppie e sono veramente bravi questi ragazzi, anche perché hanno vinto diverse volte il titolo italiano nelle varie categorie e classi nella quale partecipano, quindi devo dire grande soddisfazione anche per queste due belle coppie. E adesso andiamo a conoscere i ragazzi. Allora, Costantini e Elisa. E ballo da 7 anni, abbiamo vinto il campionato italiano e regionale 2017, 18 e 19. Dani Svagnini, ballo da 7 anni, 6 anni che ballo con Elisa. Mi chiamo Farinelli Consuelo e ballo da 10 anni e da 5 anni con Nicola. Sono Bertini Nicola, io ballo da 15 anni, siamo campioni regionali e italiani dal 2018 e 2019 e balliamo insieme da 5 anni. Due coppie di ragazzi veramente giovani, che cosa vuol dire per voi ragazzi ballare? È solo ballo o è anche movimento, ginnastica, divertimento? È uno sport completo, quindi venite, vi aspettiamo, e vi aspettiamo in tanti. Che cosa rappresenta per voi ballare, oltre l'aspetto fisico, oltre l'aspetto proprio del corpo in movimento? C'è qualcosa che coinvolge anche la psiche? Il ballo per noi è emozione e amicizia, perché comunque all'interno della scuola di ballo si conoscono nuovi amici, nuove persone, e poi quando si va a fare competizione comunque c'è la bellezza di aver migliorato nello sport, e comunque anche appunto l'amicizia all'interno delle competizioni. Sono nate delle belle amicizie, sono nati forse anche degli amori? No. No, solo sport. We'll be right back.
sono le altre discipline a livello di ballo? Allora, a livello di ballo noi abbiamo anche tutte le danze latinoamericane, da non confondere con i latini che si sta parlando in giro, che tante volte dicono i balli latini e poi parlano di salsa e di bachata. No, quelle sono le danze caraibiche, ma invece le danze latinoamericane, che sono sullo stile internazionale, sono rumba, samba, cha-cha-cha, paso doble e jive. E noi quelle sviluppiamo insieme a una nostra collaboratrice che si chiama Angela Caruso, che fino all'anno scorso, poi col discorso pandemia, si è messa solamente, diciamo, a seguire l'insegnamento, però erano rappresentanti insieme col suo ballerino Nicolò Lazzarini di Pesaro, che ballavano per il Portogallo, rappresentavano il Portogallo a livello internazionale. Quindi, diciamo, queste cose qui per le danze latinoamericane. Poi facciamo anche boogie boogie, rock and roll, quindi sulle danze jazz, quindi facciamo un pochino di tutto. Facciamo i balli di gruppo, facciamo, ecco, anche il ludico ricreativo, insomma, è molto sentito. Poi, oltre, diciamo, alle danze latine che ho appena elencato, ci sono anche le danze caraibiche, però quelle lì noi abbiamo, diciamo, dato l'uso di una sala alla scuola Tropical Dance di Francesco e Gabriella, che loro si cimentano, insomma, in questa disciplina, e quindi ben vengano, visto che io non la seguo tanto, quindi quando qualcuno mi chiama per chiedermi di questa disciplina io rimando da loro. Vallefoglia Centro Danze e Centro Sportivo Xen è un'associazione sportiva che non va in vacanza, è un'associazione che rimane aperta tutto l'anno, vero Fiorenzo? Sì, infatti, perché i nostri atleti si preparano di continuo, quindi adesso a breve abbiamo i campionati italiani che si svolgono alla Fiera di Rimini e subito dopo i campionati le coppie cominciano a prepararsi nuovamente per il campionato italiano del 2022, quindi anche il mese di agosto noi siamo sempre aperti. Fiorenzo, siamo comodamente seduti in delle panche comode ma soprattutto anche molto belle. Questa è una sala polifunzionale? Sì, questa è una sala che noi adoperiamo sia per gli allenamenti che per le lezioni, sulla danza sportiva, anche in altre discipline, quelle rock and roll, boogie boogie, però è una sala che si presta anche, come vedi, è pronta perché ieri abbiamo avuto uno stage e quindi qui abbiamo trasmesso degli audiovisivi proprio per le coppie sulla danza sportiva, quindi lì non ballavano ma ascoltavano per imparare. Nella sala che abbiamo visto prima invece si sono svolte tutte le prove, diciamo, fisiche di allenamento. Questa è una stanza molto versatile, può essere una stanza di docenza, è una stanza dove si possono svolgere conferenze, iniziative di vario genere ed è una stanza aperta anche ad esterni se chiedessero. Sì, per chiunque, insomma, può aver bisogno di questa sala, non fa altro che contattarci e non c'è nessun problema, capito? Quindi se qualcuno deve fare un convegno, se gli serve di fare qualunque cosa, possiamo farlo. Tornando alla versatilità delle stanze, sono tantissime le stanze, veramente mi sembra quasi di perdermi, perché poi sono anche comunicanti tra loro. Infatti cioè ho pensato di farlo in questa maniera proprio per, diciamo, per la versatilità, insomma, di tutte le attività che si possono fare, e come vedi qui siamo in una sala che è già preparata per fare degli eventi. Se vogliamo possiamo fare delle cene, perché siamo d'accordo anche con una gastronomia che ci prepara tutto il mangiare, e quindi noi per i nostri soci come scuola possiamo organizzare serate, cene e ballo, che comunque da ottobre inizieremo a fare anche questo. Quindi su appuntamento, cena e ballo, nella sala che hai visto di là si ballerà con il complesso e qui ci sarà la cena, però noi non faremo come quei locali dove possono mettere dentro più persone possibile. Da noi fino a un certo punto, fino a un certo limite, bisogna stare bene, essere trattati bene e senza confusione. Cercheremo di trattare al meglio tutte le persone, come vedi, come anche, diciamo, allestita questa sala qui, ecco, le persone devono sentirsi a loro agio. Si possono fare cene, compleanni, feste, ma mi hai appena detto solo per i soci. Come si fa per diventare soci?
Ah, per diventare socio è molto semplice, perché non si fa altro che venire, diciamo, chiamare, si fa la richiesta e diventare socio, si compila la richiesta e con una tesserina da 5 euro che noi gli rilasciamo, praticamente il consiglio direttivo lo accetta come socio e possono praticare qui, insomma, con tutte le attività che facciamo e anche nelle serate e così. Questo qui è tutto di solito socio, quello che facciamo noi come associazione, diciamo, Pesaro Balla. Mentre invece se qualcuno lo vuol fare per le feste, per i compleanni, così possiamo farlo ugualmente, anche se non sono soci, capito? Perché noi gli diamo la sala, capito? Ma non come associazione, ma come privati. Ok, sì, come hai visto qui abbiamo la possibilità di aprire queste pareti in modo che le persone poi possano accedere tranquillamente alla sala da ballo. Come vedi, in quella parete che abbiamo appoggiato lì era la parete della porta centrale. Se guardi c'è un televisore che serve proprio anche per proiettare durante la cena, se uno vuole proiettare qualcosa lo può fare tranquillamente, perché quella parete, diciamo, rimane proprio a vista su tutti i tavoli. Gli abiti che sono alle mie spalle sono davvero belli, sono abiti da gara? Sì, sono abiti da gara fino alla classe C o alla classe B3. Oppure sono abiti da allenamento, capito? In modo che le coppie, man mano è, anche l'abbigliamento è molto importante, perché uno, per quanto pensa di essere libero quando viene a ballare o col jeans o col pantalone normale, non è mai come l'abito da ballo, come il pantalone da ballo. Quindi quando hai indossato questi abiti ti senti già entrare nella parte, ti senti già entrare essere ballerino. Ma per entrare proprio appieno nella parte penso che anche la scarpa faccia la sua parte. Sì, sicuramente. Beh, la scarpa è l'accessorio più importante, perché è l'unico contatto dove noi prendiamo l'energia, è il pavimento. Quindi la scarpa, se non funziona bene, è inutile, cioè va a disperdere tanta energia e quindi non riusciamo, insomma, a sviluppare bene quelli che sono i nostri programmi, quelli che sono, insomma, tutte le nostre figurazioni da dover eseguire. Quindi noi ci avvaliamo, diciamo, di un paio di ditte che tengono di scarpe qua come esposizione e noi li facciamo da tramite, diciamo, come esposizione per i loro articoli. Abbiamo Armando Dance e abbiamo l'amico Enrico di Porto Sant'Elpidio. Siamo con il maestro di Taekwondo, Settimo Dan, Girometti Merino. Buonasera e grazie per averci accolti nel mentre di questa bellissima lezione. Ecco, cosa ci fate vedere durante la vostra lezione? Allora, noi stiamo facendo attività Taekwondo. Il Taekwondo è un'arte marziale millenaria coreana, che poi è diventata anche uno sport olimpionico dal 2000 a Sydney. E poi si è evoluta alle Olimpiadi e tutto il resto. Però noi facciamo taekwondo tradizionale e anche agonistico. Facciamo dei fondamentali, delle forme, poi abbiamo il bodero, degli attacchi di difesa, qualche tecnica di rottura e anche qualche difesa personale. Maestro, da quanti anni pratica il taekwondo e da quanti anni insegna? Allora, ho cominciato ad allenarmi nell'82 con il maestro Chong Kwan-soo. Poi dopo, nell'89, ho cominciato a insegnare a Borgo Santa Maria e dal 2011 anche qui a Montecchio. Possiamo allenarci tutti i giorni, chi è curioso e vuol provare ha due lezioni di prova. I giorni sono lunedì e mercoledì a Montecchio e si può allenare tutti i giorni. Ecco, per iscriversi ai suoi corsi, qual è il numero di telefono da contattare? Allora, per frequentare i corsi ci si può informare al numero 339 43 27 792. La sede a Montecchio è al centro Xen, via Macerata 12, zona Grotte. Poi abbiamo la pagina Facebook Taekwondo Borgo Santa Maria Montecchio e su Instagram uguale, e lì ci trovate, siamo sempre in attività. Fiorenzo e Anna sono stati molto carini ad accoglierci nella splendida scuola Pesaro Balla. Ma adesso qual è il modo per potersi iscrivere? Ma è semplice, o ci venite a trovare presso la nostra sede a Montecchio in via Macerata numero 12, qui è aperto tutti i giorni dalla mattina alle 8 alla sera a mezzanotte. Ecco, Anna, potreste darci anche dei numeri di telefono di riferimento e soprattutto ditemi in quali fasce orarie vi possono cercare?
Allora, il numero fisso sarebbe 0721 49 70 71, ci trovate dalle 3 di pomeriggio fino a mezzanotte, e al cellulare dalle 8 di mattina fino a mezzanotte, che sarebbe il numero del maestro. Eh sì, potete contattarmi insomma al 392 644 2539 e praticamente la linea è aperta 24 ore su 24. Ballare è una vera e propria attività fisica, ballare è divertimento, ballare è emozionarsi, ma ballare può diventare veramente terapeutico. Ballare significa aprirsi, tirar fuori tutta la negatività, tutto quello che c'è dentro di noi e che ci butta un pochino giù, che ci scarica. È proprio ballando che ci ricarichiamo di quella energia vitale che ci tiene sorridenti. Per mantenere il nostro sorriso e per mantenere la nostra carica vitale, iscrivetevi ai corsi di Pesaro Balla.